Partiamo dal decreto crescita, partiamo da questa misura che è presa anche qui dall'Asso Lombarda. Sì. Che cosa si sente di dire? Oggi è un giorno importante perché ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge crescita, 4 ore di Consiglio dei Ministri per un piano d'emergenza per la crescita in Italia, per fronteggiare le difficoltà europee. Io non so se ce ne rendiamo conto, ma la Germania aveva previsioni di più 1,9%, adesso sta combattendo per lo 0,8%. È un momento per l'Europa difficile, noi dobbiamo prendere delle scelte velocemente, quelle che abbiamo messo nel decreto ieri e abbiamo approvato, che aiuteranno le imprese a affrontare questo momento e contribuire alla crescita economica. Dobbiamo lavorare sulle esportazioni, sempre più made in Italy nel mondo, e dobbiamo consentire alle aziende gli investimenti. Tra le tante cose che abbiamo fatto ci sono le misure importanti per il finanziamento attraverso il fondo di garanzia, quindi l'accesso al credito delle imprese. E reintroduciamo il superammortamento per le aziende, che significa avere sgravi sugli investimenti interni alle aziende. Continuiamo ad abbassare l'IRES, continuiamo a lavorare all'abbassamento dell'IMU sui beni strumentali, sui capannoni, quindi arriviamo al 60% di sgravi, vuol dire che pagheranno il 60% in meno gli imprenditori sui capannoni, sugli edifici rispetto a un anno fa. E poi c'è tutto il piano export, abbiamo stanziato 140 milioni di euro solo quest'anno, che è la più alta cifra mai stanziata per promuovere il Made in Italy nel mondo. Dobbiamo essere all'altezza delle difficoltà che sta vivendo l'Europa e sono sicuro che l'Italia lo sarà, perché è la seconda forza manifatturiera d'Europa. Ministro Centro, come ha detto anche ieri sera, sui rimborsi dei truffati delle banche li dobbiamo risarcire, quelle persone vanno risarcite direttamente senza arbitrati, lodi, giudici o contenziosi, perché già ne hanno passate abbastanza. Sono contento che siamo allineati sul fatto che vanno risarciti tutti il prima possibile, aspettiamo la riunione di lunedì con le associazioni, ma la mia linea è molto chiara su questo. E ieri abbiamo passato 4 ore in Consiglio dei Ministri, di cui devo dire l'ultima mezz'ora sul tema dei truffati, ma è stata una mezz'ora intensa, nella quale ci siamo detti chiaramente che non si fanno modifiche alla norma se non c'è l'accordo con le associazioni che rappresentano queste persone che hanno perso tutti i loro risparmi a causa di scelte scellerate del passato. Su questo c'è accordo nel governo, io dico soltanto lavoriamo, testa bassa, affrontiamo questo momento che è difficile per tutta l'Europa, c'è la Brexit, ci sono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, è un momento difficile e il governo italiano si deve connotare per un governo che lavora e che comunica stabilità, perché io più incontro la comunità finanziaria, gli investitori che vogliono venire in Italia, e loro mi chiedono una sola cosa, di assicurare la durata del governo per dare stabilità a questo paese, perché altrimenti gli investimenti non li vengono a fare, quindi questo è molto importante, e quindi poche parole e molti fatti. Ministro, in chiave di stabilità, contrinaci, sintonia. Fermo, ha fatto la rima. Sicuramente c'è sintonia ogni qualvolta lavoriamo su cose concrete per aiutare gli italiani. Se stiamo nella concretezza, in questo governo c'è sempre sintonia. Quando cominciamo a parlare di abolire la legge sull'aborto, scontri ideologici, o forse quando si comincia a parlare tramite dichiarazioni di stampa e non guardandosi negli occhi, iniziano i problemi. Ecco, quindi, com'è il rapporto con la Lega, Ministro? Perché oggi sono uscite delle dichiarazioni in cui sembra che lei si sia sfogato con i suoi fedelissimi dicendo è la Lega che si vuole prendere tutto. Guardi, io nel rapporto con la Lega, lo ripeto ancora una volta, lavoriamo bene insieme proprio quando si tratta di lavorare sulle cose concrete. Una cosa non posso accettare, ieri sono stato 4 ore in Consiglio dei Ministri, insieme al MEF abbiamo approvato un decreto sulla crescita che è veramente importante, abbiamo trovato le soluzioni tecniche per aiutare le imprese, usciamo da lì e escono fuori queste dichiarazioni, non si blocchi il paese. Io ci stavo lì 4 ore a lavorare sul decreto crescita. Oggi lavoreremo a mettere a punto le ultime norme, ci sono i miei tecnici del Ministero che ci stanno lavorando. Poche parole e affrontiamo questo momento col massimo della serietà e non con questi slogan come al solito, si blocca il paese, troppi no. Lo sanno benissimo anche loro che quando lavoriamo sui casi concreti, sulle questioni che riguardano gli italiani, non ci batte nessuno. Ministro, sulle Olimpiadi. Il decreto crescita ci permette di disegnare una nuova traiettoria di proiezioni per il PIL.
e queste proiezioni le conoscerete nel DEF. Ma lei è paziente. Sulle Olimpiadi, mi scusi, ma la qua ha detto... Io sono sempre paziente. Sulle Olimpiadi, ma la qua ha detto che il governo ha firmato il finanziamento per 400 milioni. Lei conferma? Cosa ne pensa? Io confermo che sosterremo le Olimpiadi per le spese di sicurezza, quindi quando dico sosterremo parlo delle spese del governo centrale per quanto riguarda queste Olimpiadi, sia per le spese della sicurezza e sia per gli investimenti. L'importante è non creare cattedrali nel deserto che nessuno utilizzerà più dopo le Olimpiadi, ma qualcosa che sia funzionale alle imprese, alla città e agli investimenti. Quindi su questo c'è piena sintonia in questa direzione. Per quanto riguarda i decreti INAIL, l'abbassamento dei premi INAIL per le imprese, che finalmente ricalcola il numero di infortuni sul lavoro a quest'anno e non più agli anni 2000, il primo anno del 2000, e cioè il 2000, tra il 99 e il 2000, quei premi li abbiamo abbassati perché le imprese hanno investito nella sicurezza sul lavoro e hanno contribuito all'abbassamento del numero di infortuni sul lavoro, che è sempre intollerabile, per carità, ma è più basso del 2000. Quindi le imprese meritavano di diritto l'abbassamento del cuneo fiscale e quest'anno per la prima volta abbassiamo quei premi dopo 19 anni e vuol dire che le imprese pagheranno meno costo del lavoro quando assumeranno un dipendente, magari potranno assumerne qualcuno in più. Grazie a tutti.